una continua lotta interna. La via della conoscenza attraverso Attilio M, voce della quiete.vaiano@gmail.com, una voce. Ad esempio, diventa naturale la creazione degli opposti, che non esiste nella realtà. E così il bambino impara che c'è il giusto e c'è lo sbagliato, oppure il buono ed il cattivo, sulla base di concettualizzazioni condivise nella società in cui vive, dove gli si dice: è naturale scegliere fra due opposti. Poi il bambino viene inconsapevolmente plasmato da queste comuni opinioni portate avanti dagli adulti nei sistemi educativi. Quando sarà adulto, anche lui troverà altrettanto naturale risolvere i problemi, vengono chiamati così i fatti non graditi, e che sia doveroso controllare tutto quello che non conosce per evitare gli imprevisti. Non stiamo parlando del farlo, ma della modalità con cui viene fatto, che ha appreso dagli adulti attraverso l'educazione e l'esempio. Vi facciamo presente come la forza e la credibilità che date alla mente, così come l'avete strutturata, sia davvero grande e come vi riconosciate proprio in questo strumento di automatismi e di realtà, anche se rappresenta la negazione di ciò che voi siete in profondità. La mente, vissuta come personalizzazione e come agente, voi e la mente, una continua lotta interna. È comune dire che la mente sia espressione del dualismo, cioè identificarla come creatrice di un centro che si diversifica e si contrappone al mondo intorno. Questo spiega perché si crea dentro di voi un centro che vi fa sentire unici, diversi, separati e spesso in competizione col mondo intorno a voi. Si forma un io che produce quei comportamenti e quei modi di pensare che vi collocano sempre al centro della vita. Nel punto principe, un io che vi fa considerare l'altro in genere come mezzo da utilizzare per vivere la concretezza delle vostre relazioni e come strumento per misurare l'evolvervi nella via interiore. Questa immagine non affronta alla radice una tematica. Ogni volta che, identificandovi in una via evolutiva, arrivate ad esaltare il dualismo come male assoluto da eliminare o da superare, state inconsapevolmente affermando che al vostro interno esiste un principio che si trova in opposizione a voi, anche se non lo chiamate esplicitamente polo opposto. È una spinta al miglioramento che dentro di voi si prefigge di ridurre o di eliminare l'io, ed è essa stessa costruzione di una forma di contrapposizione all'io e di conseguenza alla mente.